Fare coro non è solo cantare, il coro è amicizia, famiglia, solidarietà, ritrovarsi con lo stesso spirito, condividere il piacere di cantare, dello stare insieme e quando la situazione come quella contingente ci obbliga alla distanza, vogliamo farci sentire, farci vedere, ci siamo. Nasce così questo video, una nostra canzone e una poesia scritta appositamente dal nostro amico poeta Fabio Recchia. Ogni corista dirà la propria frase e alla fine la poesia sarà un unico essere, come sempre sarà il nostro coro Cimavezzena. In questo momento di solitudine, che ci fa rimanere isolati, abbiamo sempre però lo sguardo alla vita che c'è fuori. E allora la mente pensa e la penna scrive. È con questo spirito che ho ben accettato l'invito del maestro Mauro Martinelli, del coro Cimavezzena, di dar voce ai coristi con questa poesia, che sarà letta appunto dai vari coristi. Sono pensieri ispirati al momento, a chi soffre, a chi veglia sulle nostre vite malate, a chi non ce l'ha fatta. Ma non ci facciamo fermare da questo nemico invisibile. L'esperienza ci cambierà, ma lo spirito uscirà più forte e combattivo. Erano intrecciate le mani nel canto corale, amici felici trovati nel tempo. Il coronato nemico era alla porta. E senza bussare, prese il potere. Ci prende il respiro, la voce non canta, muta rimane fra le mura di casa. Vuote le strade, nessuno cammina. Sirene vocianti suonano cupe. Amici lontani, uniti nell'aria, il mostro non ferma il cuore pulsante. Cadono inermi le foglie più antiche. E gli angeli bianchi volano accanto. Impotenti non siamo, nell'attesa penosa, ma siamo vicini pur essendo lontani. Passano i giorni come i grani della corona che lega la vita a nostro Signore. Piano riprende la vita sconvolta. Viva speranza di abbracci più veri. La mente si apre a nuovi orizzonti. La voglia rinasce mai assopita. La notte non oscura la luce, il sole domani assopirà la luna. E dentro di noi vive la vita. Sempre legata agli amici volati. Il coronato regno avrà la sua fine. Insieme saremo uniti per mano. L'incubo non cancellerà le parole. La penna scrive nell'abbraccio virtuale. Siamo nella solitudine, uniti nella rete. La memoria riscopre i ricordi e ci avvicina sempre più. Ritorna la voce, ancora cantiamo. Vicini per sempre, ringraziando il Signore. Che strano periodo stiamo vivendo. Pubblichiamo 4 hashtag al giorno e mettiamo frasi che prima di adesso non avremmo neanche mai pensate. Lontani ma uniti, andrà tutto bene, ce la faremo. Probabilmente sono questi i giorni in cui valorizzo ancora di più il fatto di far parte di un gruppo, come nel caso del nostro coro Cimavezzena. Ci si manca? Manca incontrarsi, condividere passioni, manca cantare, creare assieme e sfogarsi reciprocamente. Ma siamo in attesa, e sarà molto presto, di raccendere la miccia.
ognuno di noi ci sarà, ognuno di noi sarà anche consapevole di dare quel qualcosa in più per recuperare il tempo perduto, e nulla e niente lo riterremo perduto, ma solamente da far rifiorire, e canteremo e rideremo e saremo ancora e sempre noi e canteremo ancora, come nella sua semplicità sa fare il coro Cimavezzana.